Finalmente posso rifare le patch preview. Finalmente è tornato il ciclo di patch canonico di League of Legends e di conseguenza possiamo tornare a analizzare tutto con calma. Questa è la patch 13.3 che esce l'8 di febbraio. Includerà una montagna di cambiamenti che non c'erano nella 13.2, tipo ad esempio il mini reward di Annie, la SU di Ari, ma anche una modifica di tutti i tooltip, di tutti gli oggetti che vedete, i testi strani e sbagliati attualmente su League of Legends, perché la 13.1b era un hotfix, quindi non potevano cambiare certi testi all'interno degli oggetti e all'interno di alcune abilità di certi campioni. Signore e signori, lanciamoci nella 13.3. Partiamo come sempre dai buff ai campioni con degli arrivi strani, con Kayle ad esempio che nonostante stia per ricevere un mini reworkino che dovrebbe arrivare all'incirca fra 4-5 patch, riceve dei buff nel frattempo, movement speed passiva passa da 8 a 10%, il che l'aiuta enormemente a kitare e non è una roba da poco, il danno on hit della E passa da 0.2 a 0.25 e la porzione attiva della E, quello che fa danno percentuale sulla vita mancante, passa da 8-10% fino a 8-12%. Questo dovrebbe aiutare Kayle a tutto tondo a funzionare meglio in quelli che sono le sue funzionalità più importanti. Speriamo, perché ne ha disperatamente bisogno. Kayle non esiste attualmente. Non che io sia un grande fan, sia chiaro, ma non è giusto che un campione sia letteralmente morto sulla landa. Lee Sin non era letteralmente morto, ma adesso ha una modifica davvero curiosa. Facciamo un esempio. La Q di Lee Sin passa da bonus addirato da 1.0 a 1.2, quindi un buff netto totale. Sia la prima porzione della Q che la seconda porzione ricevono questo buff, quindi in totale è 1.4 di danno se fai il follow-up con il calcio volante. È un buff già grosso questo. E poi guardo la E e dico, ok, la E adesso ha un ratio sulla D totale, perché prima scalava con l'attacco fisico bonus, adesso scala con l'attacco fisico totale. E tipo ogni singolo livello della spell è più forte ora. Cioè dal livello 1 in poi è più forte, punto. È assurdo questo buff, è insanely strong. Non solo lo slow della E passa da 20-60% a 20-80%, sta per arrivare un Lee Sin sulla landa ed è cacchio pericoloso. Sono preoccupato sinceramente di questa concezione di Riot, che Lee Sin avesse bisogno di un buff. Ok, in competitivo non appariva da un po', questo mi sembra un pochino troppo però. Vedremo come va, ho la sensazione che verrà nel fatto molto in fretta. Kayn assassino viene buffato ulteriormente per la gioia di Fragola, con il danno bonus della passiva che passa da 13-40% a 15-45%. Anche qua un po' di stupore, non è messo così male. E anche vedere lo scaling aumentato sulla Q, che ok, dici sono 5 danni base in meno, ma ottieni un 15% di scaling sull'attacco fisico bonus in più. Quindi ok, il danno di Rust non è cambiato, rimane invariato. Ma nella forma blu adesso sei molto molto buffato. Con questo scaling in più e col fatto che la passiva, ricordiamo, funziona che fai danni bonus in più sui danni che fai, forse Riot poteva giocarsela un po' più cauta. Magari, tipo, controllare come funzionasse Kayn e il fatto che principalmente ad ora viene utilizzato con il fatto che arrassi dal muro di W e la sua Q è meno importante. Capisco dare importanza alla Q, magari togli un po' di importanza alla W e forse la Q avrà un po' più valore. Preoccupante. Trundle che riceve il buff più importante di tutti in assoluto, adesso la sua emote di danza scala con la sua movement speed. Usano una tecnologia che hanno inserito su Master Yi e non mi ricordo su quale modello di una vecchia modalità alternativa. Molto buffo, ma adesso il suo W da un cooldown più basso, questo è un vero buff. Cooldown che passa da 18-14 secondi a 16-12 secondi, dopo tutta la serie di modifiche c'è stato gli oggetti da fight e quant'altro, era veramente deceduto del tutto a livello di meta. Quindi aiutarlo con una spintarella utile a livello di utilizzo, la sua W ci sta assolutamente, perché non va a rompere totalmente il campione. Molto dipende anche da come viene bilanciata la sua E, e quindi per ora non è stata toccata, quindi clean job Riot sotto questo punto di vista. LeBlanc, mancava un sacco di persone, vero? No, nessuno dirà sia questa frase, ma LeBlanc sta per tornare, perché un mana regen aumentato da 6 a 8 di ogni 5 secondi. Questo è grosso, questo è veramente grosso per LeBlanc. Il mana regen per livello che passa da 0.8 a 1, quindi ogni livello in più ottieni 1 di mana regen in più. Boia. Il costo in mana della Q che passa da 50-70 a 50 flat, cioè ogni livello della Q ha 50 di costo in mana. Gigante questo buff. E giusto per condire la ciliegina sulla torta, cooldown della Suprema ridotto di 10 secondi a rank 1, 5 secondi a rank 2 e 0 secondi a rank 3.
Ammazza! Cioè, proprio sobria la Riot, come sempre, quando deve swingare verso l'aiutare un campione. Cioè, alla fine della giornata non hanno aumentato troppo i danni. Molte di queste cose sono aumenti sugli scaling o su funzionalità che richiedono comunque livelli o risorse per ottenere vantaggio. Allo stesso tempo faciliti l'ottenimento delle risorse su questo buff di LeBlanc. Quindi, tipo, preoccupante. C'è anche tutta una serie di buff ai supporti. Adesso andiamo a vederli con calma, uno alla volta, perché sono separati in un testo separato. Partiamo ad esempio da Thresh, che ottiene più armatura e potere magico da ogni stack della passiva. Quindi passa da 1.0 a 1.25. Ottimo buff, davvero fantastico. Il buff sulla Q, livello di danno, si parla di livelli più avanzati della Q fanno 280 danni, vuol dire che sono 5, 10, 15, 20 danni in più dal secondo rank in poi. Lo scaling sul potere magico della Q passa da 0.5 a 0.75, che non è enorme questo valore, considerato che non vai a buildare a P-Trash. Però forse magari adesso... No, semplicemente è fatto per potenziare un po' anche l'effetto della passiva sulla spell di Trash. La W che ha un cooldown ridotto di un secondo in early game, ma aumentato di un secondo in late game, quindi per indebolirlo un minimo. Cooldown della E che viene ridotto di un secondo nel primo livello, così che ti senti meglio a prendere quel singolo livello e poi maxare la Q. Lo scaling sul potere magico della E, sempre per lo stesso discorso, per la sinergia con la passiva. Cosa succede? Ottiene uno scaling sul potere magico da 0.4 a 0.6, ma niente di troppo esagerato. Questa è l'idea, vogliono potenziare semplicemente quello che è l'impatto della Q. Andiamo al prossimo campione. Andiamo su Rakan, che riceve un aumento di 10, 20, 30, 40 danni dal secondo rank up della Q in poi e 0.2 di scaling sul potere magico per qualche motivo. Sono molto confuso. Anche la cura viene aumentata e nemmeno di poco, non è che dici, vabbè l'hai aumentata un pochino. No, l'hai aumentata di... Non voglio leggere questa cifra perché... Passa il primo rank sono 10 di cure in più e l'ultimo rank sono 95 di cure in più. E lo scaling sul potere magico della W passa da 0.7 a 0.8. Perché questo buff Riot? Questo è un buff veramente grosso. Non comprendo perché abbiano deciso di lanciare un buff così gigantesco a Rakan. Però ok. Sono buff sullo scaling principalmente, tranne quello della Q sul danno, che è tipo danno flat così alto e tipo è pericoloso. Non comprendo perché questa necessità di buffarlo così tanto. Però ok, Riot. Non sono d'accordo con questa scelta, sia ben chiaro. Anche Pyke riceve un aiutino a livello di danno, non danno base, ma sullo scaling del danno della sua Q. Passa da 0.6 di scaling sull'attacco fisico a 1.0, quindi un grosso aumento a livello di danno totale della Q quando vai a contare l'attacco fisico. E il danno base della sua E passa da 105-225 a 105-265, quindi sono 10, 20, 30, 40 danni in più sulla sua E. E porco boia, questo è un grosso grosso buff. Ovviamente essendo un campione che si basa molto sul colpire uno skillshot, devi comunque riuscire a sfruttarlo questo buff, ma... Quelli che sono esperti, mamma mia, se ne tireranno fuori delle follie da questi buff. Comprensibile, essendo un campione da snowball, che tu voglia aiutarlo sullo snowball, allo stesso tempo non dovrebbe essere così facile. Allora, c'è da dire una cosa, sulla Q alla fine è la prima spell che vai a maxare e la E è l'ultima, tra virgolette, spell che vai a maxare, nel senso la seconda, perché tanto non arrivi solitamente oltre il livello 13, quindi maxi la Q, maxi la E e fine. Quindi il grosso del buff lo ottieni nel mid game o quando snowballi sulla Q e ottieni tanto attacco fisico. È soltanto una scelta curiosa di andare a buffarlo così tanto. Come Rakan, stesso identico concetto. Ecco, questo su Nautilus mi preoccupa molto di più. Vedere un danno bonus della passiva aumentare da 810 a 1416 vuol dire che lo scaling viene accelerato di molto sul danno per singolo livello e il fatto che hai già 6 danni base in più nel primo livello è preoccupante. Il fatto che la W costi 20 di mana in meno, quando una delle difficoltà principali in Nautilus era gestire correttamente il mana, e adesso questa difficoltà viene meno. Il fatto che lo scudo del Titan Wrath, ok, viene cambiato e quindi viene aumentato di 10 HP e basta, lo scaling sulla vita massima non va a cambiare, ma anche il fatto che vadano a aumentare il danno della sua E, il danno base della sua E, da 55-175 a 55-195, più uno scaling che viene aumentato da 0.3 a 0.5... Quindi hai un potenziamento tutto tondo abbastanza prepotente su Nautilus e
comprendo che i supporti da engage siano messi male, e anche per questo tutti gli altri buff sono sensati a livello di ottica, nel senso di prospettiva. Tu dici i buff da i support da engage fanno cacare attualmente, devi aiutarli. Ok, non devi letteralmente massaggiargli le palle per mettergli di fare quello che vogliono sulla landa. C'è una differenza tra esagerare con un buff e andare troppo leggeri. Qua non si è andati nessuno, cioè proprio si è andati esageratamente oltre l'esagerare sui buff. Su ognuno dei campioni è veramente tanto quello che stanno dando. Vedremo come ripagherà questa cosa. Andiamo avanti. Anche Brom riceve un grosso aiuto a livello di Eldregion, passa da 8.5 a 10. La vita di base viene aumentata di 30. Il cooldown della sua passiva passa da essere da livello 1.7.13 in miglioramento a 1.6.11. Quindi ottieni più in fretta la riduzione del cooldown della passiva. Perché cosa succede? Passiva di Brom, tu colpisci qualcuno, viene stordito 8 secondi prima che puoi stordire di nuovo. Poi 6 e poi 4. Ottenerlo a livello 11, cioè 2 livelli prima, è potentissima sta roba. Soprattutto per i fight in game, quindi tanto, tanto pericoloso. Vedremo come verrà sfruttato, ma poi penso, vabbè, quanta differenza può fare. Poi vedo il cooldown della Q che viene abbassato di 2 secondi a rank 1 e sono tipo... Ah, questo è un enorme buff a tutto tondo, di nuovo. Non gli va a rompere il campione, allo stesso tempo... non servono così grossi buff, andate con calma Riot, per favore. E non è l'ultimo. Alistar è una lista della spesa, letteralmente l'unica cosa che non hanno cambiato è la sua suprema. La cura della passiva su se stessi è il 5% della vita massima invece che un valore flat, ed è un buff sempre, letteralmente è un buff sempre a ogni singolo livello del campione. È un nerf però per quanto riguarda la cura sull'alleato. Da 46.284 è soltanto 6% la vita massima di Alistar, il che vuol dire che devi ottenere enormi quantità di HP per poter compensare il nerf che invece il tuo alleato ha subito indirettamente. Costa di mana ridotto della Q di 5 ad ogni singolo rank. Buono così, questo è sensato. Scaling sul potere magico della Q passa da 0.5 a 0.7, comincio a preoccuparmi. W, costa in mana ridotto di 15 ad ogni singolo livello. Oddio, questa è la direzione peggiore che potessi dargli. Poi vedi uno scaling sul potere magico della W che passa da 0.7 a 0.9. E pensi, ok, Alistar AP forse è veramente forte ora. E poi ti rendi conto che anche il costo in mana della E viene ridotto da 50-90 a 50-70. E lo scaling sul potere magico della E passa da 0.4 a 0.7. E io mi chiedo, che cazzo sta succedendo? Perché tutti i campioni sono stati buffati così. Di nuovo, comprensibile l'idea di buffare i campioni da ingaggio. Non serve lanciargli 2000 buff addosso per farli funzionare. Per favore, Riot, vi prego, ripensateci su molti di questi. Andiamo avanti, perché ci sono ancora un sacco di cose di cui dobbiamo parlare. Andiamo avanti con i nerf ai campioni. Kamumu riceve un grosso nerf a livello di costo in mana della sua Q, che sono 5 di mana in più, che sembrano pochi, ma considerato che puoi lanciare due bende di fila, vuol dire un consumo di mana molto più alto per l'early game. E il danno della sua E viene ridotto nei primi livelli, infatti vediamo una riduzione di 15 danni, e poi di 10, poi di 5, al quarto rank in poi è uguale identico a prima. Sono 5 danni in meno di differenza, 5 danni in più di differenza sull'ultimo rank, perché così in giungla sei premiato, mentre invece come supporto sei punito, perché non hai così tanto danno a confronto con prima. Nerf perfetto per quanto riguarda Mumu, proprio... Chef Kiss. Ne avevamo già parlato durante l'ultima analisi patch, il fatto che sì, cioè era un nerf quella cassa di, ma ovviamente non bastava, era tipo sì è un nerf ma non penso che basterà, e infatti arriva un altro nerf. La riduzione del cooldown della E passa da 1 secondo a 0.75 secondi quando qualcuno casta una spell vicino a te. Il danno della E viene ridotto di 20 danni, sono 20, 15, 10, 5 danni dal rank 1 a rank 4, ultimo rank rimane invariato. E il danno della suprema passa da 80-120 a 70-110, e ovviamente questo riduce anche il danno della R nei momenti in cui viene staccata, quindi... Yeah, ridare il Seraph a Kassadin insieme alla Road of Ages non avrebbe mai fatto danni, nessuno se lo aspettava. Ryze è già stato tipo segato immediatamente, quindi lui è già a posto. Zac, l'unico tank che è più un fighter AP che un tank per quello che è lo suo scaling sul potere magico. Infatti cosa vanno a colpire? Lo scaling sul potere magico della sua W. Da 4% del danno per ogni 100 AP passa da 3% del danno per ogni 100 AP. E il danno della E viene ridotto di 20 danni flat, più una riduzione del 10% del suo scaling col potere magico da 90-80%. E meno male, perché Zac è uno di quei campioni che stava funzionando troppo bene come fighter più che come tank vero e proprio. Cosa faceva? Prendeva Demonic Embrace, prendeva altro potere magico, a prescindere da quale fosse.
Cioè potevi andare per molte build diverse e poi anche molte build tankose. Ma il problema principale è che si lanciava in mezzo, faceva una montagna di danni e nel mentre continuava a sustainare grazie alla sua passiva e ai suoi blob. E quindi tu eri lì tipo, ok, ho perso tanta della mia vita, ma almeno lo sto uccidendo facile. Non proprio. E quindi l'idea è, ok, deve sopravvivere Zac, quindi nel fargli sustain sarebbe sciocco, ma non deve fare tutto questo danno nel momento in cui si lancia, quindi giusto così, di nuovo andiamo avanti. Xante, che in competitivo continua a avere altissima priorità, e in alto elo continua ad avere altissima priorità, perché il campione ha i suoi problemi e non sono neanche pochi. È la classica situazione dei tank, che ogni volta che arriva un tank nuovo in top lane, la gente all'inizio pensa sia debole e poi si rendono conto di quanto sia sbroccato. Horn Reminder qua, proprio vivente, presente di fronte ai vostri occhi. Non sono d'accordo con la direzione dei nerf. Cioè, ok, quello che vanno a fare è ridurre la durata dei controlli pesanti della Q. Il knock-up dura un terzo di secondo in meno, passa da 1 secondo a 0,65. Lo stordimento della Q passa da 1,25 a 1 secondo flat, uguale per tutti i livelli. Lo stordimento minimo a W passa da 0,35 a 0,65 a 0,305. Il che vuol dire che a tutto tondo hai ridotto la durata dei controlli di Xante e anche pesantemente. Non solo, le resistenze bonus che vai a perdere non sono il 65% di resistenze bonus, ma l'85% di resistenze bonus. Questo porta Xante a morire in solo queue e in competitivo a essere pesantemente nerfato. Secondo me, il motivo per cui dico che non sono d'accordo con questi nerf è non perché non fosse giusto nerfarlo, ma perché penso che la direzione più sana sarebbe stato costringerlo a investire il suo mana. Nel senso, uno dei problemi contro Xante è che è cazzo difficile che finisca il mana e può continuare a minacciarti a cooldown basso grazie alla sua Q. Quindi, ok, non vuoi nerfare il costo di mana della sua Q. Cazzo, nerfa il costo di mana della sua W o della sua E. Almeno a questo modo un minimo è più gestibile se lui fa cazzate o spreca il suo mana. Cosa che invece non succederà, e quindi ci troviamo con questo nerf che semplicemente gli spezza le gambe definitivamente solo Q e lo toglie dal competitivo, ma non risolve il problema del fatto che Xante adesso non esisterà e fine, sarà un campione lì mezzo morto. In competitivo probabilmente lo continueranno a usare perché ha comunque tante altre utilità. Allo stesso tempo ho il dubbio che non avrà la stessa priorità di prima. E quindi torniamo al discorso, ok, l'hai ucciso per il competitivo e per la solo queue, e quindi hai semplicemente ucciso, rimosso un campione dal gioco praticamente. Perché? Andiamo avanti. Buff e nerf sistemici, come esempio l'Overeal che riceve un grosso buff. Questo è un buff da livello 5, poi lo fanno anche proprio notare, così che non dobbiamo fare noi i conti. Da 10,9 più 9% della vita massima passa a 20,300 di scudo l'Overeal. Questo dovrebbe favorire di molto gli AD carry che lo vanno a prendere, e soprattutto favorire anche la sinergia con la Bloodthirster, così che hai tipo 750 di scudo. Che vuoi che sia? Nessun problema, Riot. Sicuramente gli AD carry non abuseranno di questa sinergia. O qualche fighter in top lane tipo Irelia. Porco Giuda, sono preoccupato da quello io sinceramente. Quello mi terrorizza. Mi terrorizza vedere qualche fighter che potrebbe abusare di questa cosa. Passiamo alla riduzione dell'impatto dei gank in early game, perché qua hanno anche scritto sbagliato 30 gold. Passa da 30 gold a 20 gold, quindi farmare i campi vale meno, e quindi sei tipo ok. E poi l'XP dai mostri grandi a giungla passa a 75-85, quindi l'idea dovrebbe essere quella di invogliare di più i jungler a farmare, così ottengono esperienza, e allo stesso tempo ottenere i biscotti per i pet vale meno a livello monetario. Ovviamente i jungler preferiscono l'exp, ma allo stesso tempo sono tipo, ok che i jungler hanno tanti soldi, ma forse questo potrebbe essere un nerf leggermente eccessivo, Riot, leggermente. Il cooldown del trinket giallo, che viene ridotto da 240 a 210 secondi a livello 1. Che gigantesca sta cosa! Mamma mia, quanto aiuterà questa cosa, soprattutto in competitivo. Anzi, competitivo potrebbe diventare problematica quante visione ci sarà. Mamma mia. Sono un po' preoccupato per questo. Cioè, buono per la solo queue, per noi è fantastico. Per tipo il competitivo non molto, ma sti cazzi competitivo attualmente. E i danni dalle torri vengono aumentati di 20 danni dal minuto 0 fino a poi aumentare soltanto di 6 danni al minuto 14. Più che comprensibile, almeno i tower dive sono leggermente più rischiosi, niente di esagerato, soprattutto con la carica degli effetti delle torri, nel senso quando colpisci il secondo o terzo colpo fa più danno e questo dipende direttamente dal danno base della torre stessa. Buon modo per nerfarlo, soprattutto nerfare i dive questo,
però buon modo per nerfare l'impatto della giungla in early game, che parliamoci chiaro, per chiunque dice che la jungle non può fare la differenza attualmente, sei scarso, fine, fine del discorso. Grazie per essere venuti al mio TED Talk, andiamo avanti. L'Umbral Glaive, che passa da 40 secondi cooldown a 50 secondi cooldown. Se vi siete mai chiesti per quale motivo vedete degli AD Carry essere giocati supporto, è per colpa di questo oggetto del cazzo, che ha un effetto leggermente sbroccato, è un trinket rosso con un cooldown più basso e un effetto più potente. E infatti il danno anche sui lumi passa da 3 danni a 2 danni e non uccide istantaneamente le trappole. Questo è stato concepito apposta per evitare che gli AD Carry finiscano come supporti, esempio Jhin o Ashe o cose del genere, perché non dovrebbe succedere tutto questo. Andiamo avanti. Questi due cambiamenti. Allora, il primo è ancora uno di quelli che dici, ok, è comprensibile fin da subito quanto è grosso l'impatto di questo cambiamento. Quello della tenacia è una delle cose che nessuno comprenderà, 100% nessuno capirà l'impatto finché non lo vivrà sulla propria pelle. Costo della Radiant Virtue passa da 3000 a 3200 gold. Questo è proprio un modo chiaro per dire ai supporti tank, state zitti e comprate i vostri oggetti da supporti tank, grazie, arrivederci. Il cooldown passa da 60 a 90 secondi. Lo scaling sui max HP passa da 10% a 15%, la cura sulla vita massima passa da 8% a 12%, ma non ti dà più ability haste ad area. Non solo, la cura non scala più sulla vita mancante, quindi hai quella cura, quella è e basta. E quindi questa è l'idea, l'intento principale, toglierlo dagli enchanter support, questo oggetto, gli enchanter tank che lo volevano buildare, e metterlo soltanto sui tank da giungla o da top lane. Passiamo alla tenacia, che è una delle statistiche meno comprese da un sacco di persone. La tenacia non si somma in maniera additiva nel 99% dei casi, si somma in maniera moltiplicativa. Ci sono alcune fonti però che si sommano in maniera additiva. Mi serve un blocco note per spiegare questo, capirete adesso il perché. Il modo in cui si somma la tenacia. Quando uno vede un effetto del 30% di tenacia, 30% più 30% penserebbe, ok, è uguale a 60%. No, non è così che funziona la tenacia. Il modo in cui funziona la tenacia, nel momento in cui viene applicata, dipendentemente dal valore, facciamo un esempio pratico. 30% da un oggetto, dici ok, quindi passo dal 100% della durata dei controlli, meno 30% è uguale a 70%. Nel momento in cui io voglio calcolare come se io aggiungessi altro 30% di tenacia, devo calcolarlo su questo 70%. E quindi è 70% meno il 30% di questo 70%. Il 30% di questo 60% è uguale a 21%. Quindi è 70 meno 21 e diventa 49% in totale. Quindi quando tu compri due oggetti che ti danno ad esempio 30 e 30, tu ottieni un 51% di tenacia, non un 60% di tenacia. Il punto è che alcune fonti di tenacia si sommano tra di loro in maniera additiva, cioè 30 più 30 fa 60, e altre fonti invece fanno 30 più 30, 51%. La Riot ha appena messo in campo un cambiamento che fa in modo che tutti i tipi di tenacia da ogni singola fonte esistente, spell, abilità, oggetti, rune, sto cazzo, qualsiasi cosa, si somma soltanto in maniera moltiplicativa. Di conseguenza, la tenacia totale all'interno di League of Legends è appena stata ridotta, e di tanto. Questo vuol dire che controlli pesanti avranno un valore molto più alto. E questo è quanto per questa patch preview, signore e signori. Ci vediamo al prossimo video.